Buonasera, commissario. Buonasera, signorina. Che avete fatto, sti cretini? Mo, che se so che di una mai. Ti vuoi confessare? L'ho avuto da mio suocero, questo posto. Ah, quel grandissimo fascista. Che cosa c'è da dire sul fascista? È successo di tutto, di tutto. Sei tu, stile! Sei tu! Sei proprio un pezzo di merda. Devo denunciare mio marito. La città è corrotta. Tu dai potere a un teschio magico. Con Lenin ancora in vita, voglio dire, noi siamo super protetti. Di che cosa mi volete denunciare? Violenza psicologica. Dobbiamo creare un altro caso Cucchi. Regine. So dov'è l'anartico. La russa che state cercando sono io. Vedi cosa ho fatto per il mio ex commissario. Possiede una cosa, Locke è quello sbagliato. In effetti ha ragione. Lei per me non è il commissario. Ho fatto un errore. Impazzirò. La mia ossessione è il killer del peperoncino. Che è successo? Non mi riconosco. Come no? Ma sai chi sono, no? Il mio pupillo dov'è? È sparito. Ah, è sparito. Ma possibile che non ha informazioni. Io forse ho capito chi è questo redattore, che poi è un pagliaccio. E me lo vedevo strano. Non lo conosco, ripeto. Per quelle due o tre volte che l'ho visto in redazione mi è sembrato un po' un pagliaccio. Tu, sei un pezzo di merda. Questa è una storia alla regina. Alla Cucchi. È sparito un uomo senza lasciare tracce di sé. Tu che vaghi, che senti tutto, appizza le orecchie, gli apre le orecchie. Cosa gli è successo? Cosa è successo? Non lo sai cosa è successo. Se non me lo dici non lo so. Leggi i giornali, vedi la televisione, vai su internet. Chatti. Non so chi è sto tipo, non so come si chiama. Ne parlano tu. Che ha fatto? Che gli è lui successo? Lui non ha fatto niente, è sparito. È sparito? L'ultima volta che l'ho visto, è venuto in redazione e mi ha detto so che ho ucciso la mia ragazza. Ah sì, dopodiché è sparito. Io sono disperato, non posso stare senza di lui. Era una parte di me, un pezzo di me. Io questo pagliaccio che ho visto due volte in redazione, non lo conosco. Guardami negli occhi. Questo. Tu. Non te la metti. Ora hai niente da dire. Insomma, sto tipo ha scoperto che gli hanno ammazzato la ragazza e non si è fatto vedere più. È sparito. C'è qualche problema? Ma lei chi è? Io sono il passato. E presto sarò il capo dei capi. Arrivederci, ragazzi. Ti vedo perplesso, no? Perplesso. Commissario, c'è una signora che deve sporgere le denunce. La faccio passare, me la vedo io. Commissario, mi novio me dejo. Di che cosa mi vuole denunciare? Mi novio me dejo, commissario, mio fidanzato mi ha lasciato nel bel mezzo della convivialità e mi ha promesso matrimonio. Lei sa che adesso è legge in Italia e tra un po' anche in Messico. Se ti fanno la promessa del matrimonio e se ne vanno, la vinci la causa, commissario. Perciò io devo sporgere denuncia. Mo devo sporgere denuncia. Perché okay. Questo mi ha lasciato come la zitta di Tabasco. Vi ha fatto violenza? Un poco di violenza psicologica, commissario. La violenza psicologica è pesante, lascia i danni peggio di quella fisica. A volte, ma ci sono problemi? Che problemi, commissario? La scuola ha problemi. Questo ha preso su dei piedi, se ne è andato, mi ha lasciato là come la città di Tabasco. Signorina, qui non è la psichiatria. E non è neanche un manicomio. Questo è un posto di polizia. Sono venuta a denunciare. Non si agiti, sia tranquillo. Quella che lei me lo dica. Io sono qua per lei. Glielo dico, commissario, glielo dico. Ha! Io sono Calum Max. E quello è veramente l'occhio sbagliato. Poiché io sono l'eroina della pace e ho
il dono. E le maschere non mi piacciono, togli quella benda all'occhio, vedrà di nuovo. Ho capito tutto. Questo è un virus mentale. Via quella benda e il tuo occhio vedrà ancora. Commissario, che cosa le è successo? Ma si è incantato. Commissario! 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 Ma si è incantato! Ho capito tutto. Ho avuto una visione. Adesso so che cosa sta succedendo a Bari. Commissario, ma che cosa le è preso? Dobbiamo trovare il prete. Chi sei?